E andiamo in cucina per parlare di questo rubinetto, 61 euro il prezzo di questo prodotto, rubinetto che lo vedete un po' particolare, di quelli che a me piacciono, sono sempre piaciuti particolarmente questi rubinetti fatti a U che vanno verso il basso, attenzione però perché ci sono delle cose che secondo me è bene sapere prima dell'acquisto. Prima di tutto non prendetelo se avete come me un lavello in acciaio con il foro sulla parte in acciaio, per quale ragione? Perché il rubinetto con tutta questa imbragatura, quando lo si tira, vedete l'acciaio, ve lo faccio vedere da vicino, flette l'acciaio, per cui il rubinetto stesso si scardina dopo poco. Questo è un rubinetto che è da fissare sulla parte in legno, quindi chi ha il top, la parte dietro in legno forata con il buco tondo, e lì sopra si innesta il rubinetto. Chi invece come me ce l'ha sul piano in acciaio, forse anche no, proprio perché nel lungo periodo si scardina il lavandino, dovrete cambiare il lavandino per via di questa deformazione che inizierà a prendere l'acciaio, gioco conseguente. Per il resto, il miscelatore fa la sua parte, fa il suo lavoro: acqua fredda da questo lato, acqua calda da questo lato, e naturalmente le vie di mezzo si tira per aprire l'acqua. Questo è il getto, quello più soft, quello più delicato, e questo è quello invece più intenso. Tasto che si preme e cambia la tipologia di getto che si ha. Si può poi sganciare tirando verso il basso la doccetta, ve la faccio vedere da vicino, doccetta che è fatta in questa maniera, con la parte esterna più delicata, la parte centrale più corposa, diciamola così. Svantaggi di questo prodotto, ve lo faccio vedere qua. Se io lo lascio sganciato, vedete un po' dove punta rispetto al centro del lavandino, sul bordo, con conseguente acqua che viene schizzata un po' da tutte le parti. Questo perché la molla, questa parte superiore, non è poi così tanto inclinata, così tanto stretta, per cui tende a raddrizzare, a tenere in su la doccetta, con la conseguenza che anziché puntare verso il centro, punta lateralmente. E questo purtroppo è uno degli svantaggi di questo prodotto. Lo vedete, se io vado giù a incastrare, quello che si muove in realtà, pur essendo ben fissato da sotto, è proprio tutta la base, tutto il meccanismo, perché flette addirittura l'acciaio su cui è fissato, e questo è veramente un peccato. Lato installazione piuttosto semplice, non si può dire nulla, non so cosa si veda se passo qua sotto. Questo è dietro le quinte, niente di esteticamente bello, ma questo è un po' il dietro le quinte, viene dato con questa parte di finto ottone, perché secondo me non è ottone, è una ghiera che si avvita lungo questo percorso fino a stringere contro la parte in acciaio, con i due tubi acqua fredda e acqua calda che sono forniti nella confezione. Rispetto ad un rubinetto tradizionale, vado indietro con l'inquadratura, non è che venga rialzato di tanto il getto dell'acqua, io mi aspettavo di meglio da questo punto di vista, mi aspettavo che rimanesse più in alto, perché di fatto saranno quattro dita rispetto al piano di acciaio, cinque dita, insomma veramente poco. Rispetto ad un rubinetto tradizionale, io mi aspettavo che questa parte rimanesse ad un'altezza maggiore. Forse bisogna prendere un modello più grande, non lo so, però diciamo che non ci sono rimasto tanto bene. Questo vi porterà a tenerlo spesso sganciato, magari per lavare una pentola, per lavare uno scolapasta, insomma qualcosa di ingombrante, ma siccome resta inclinato, e beh, purtroppo qualche allagamento capita. E quindi pro e contro di questo prodotto, che forse è pensato per due lavandini, perché lo vedete, ruota sia da una parte che dall'altra, prodotto che per una sessantina di euro, forse anche no, per una cinquantina magari anche sì. Perché no una sessantina? Perché alla fine, lo vedete, parliamo di plastica, un po' da tutte le parti, sia interruttori, qua il tasto che c'è, l'unico che c'è, la parte superiore, la parte anche qua dietro, sempre di plastica parliamo, e sotto il finto ottone, insomma, non parliamo di materiali premium, ma di un prodotto dignitoso che secondo me dà il meglio se è fissato non su una parte morbida come quella dell'acciaio, ma su una parte solida come quella del legno.